Buonasera, rieccoci con una nuova puntata dell'analisi. Oggi ospite nei nostri studi è la consigliera comunale di maggioranza di Olbia, lista civica per Giovannelli, se non sbaglio, è stata eletta con questa lista civica, Monica Fois. Benvenuta. Buonasera. Monica Fois, che è anche presidente della Commissione Attività Produttive e che è donna molto legata comunque ai problemi ambientali della città, ed è per questo che cominciamo con una domanda che riguarda il caso di questi ultimi giorni, che è quello del presunto, possibile, probabile, chi lo sa, arrivo di un carico di percolato da Palermo a Olbia, dove dovrebbe essere processato, lavorato dall'impianto di depurazione del Cipness. Lei so che ha ascoltato con attenzione le due precedenti puntate dell'analisi, nel corso della quale abbiamo ospitato i protagonisti di questa vicenda, il sindaco di Olbia e il presidente del Cipness. E siccome, come dicevo, il tema le è particolarmente caro, vorrei le sue considerazioni su quello che ha sentito. Che impressione si è fatta? Ma parlare dopo il sindaco, il presidente del Cipness è un po' difficile, quindi io non entrerò in merito sicuramente alle norme e ai problemi che possono essere legati alla stipulazione del contratto, anche perché ci sono i dirigenti e i tecnici E anche i tribunali. comunali e i tribunali che se ne stanno occupando. Non entro neanche nel merito del mancato accordo o discussione che c'è tra il Comune di Olbia e il Consorzio Industriale, anche se è un po' paradossale, dato che, come abbiamo visto, il Comune di Porto Torres è in concertazione con il Consorzio Industriale di Appartenenza, insieme hanno deciso di non smaltire questo tipo di rifiuti. Per me è una questione di principio, proprio Olbia ha sempre detto no a questo tipo di vocazione. La nostra è una vocazione turistica, abbiamo detto no al petrolchimico, no al Galsi. È quantomeno paradossale che sia il consorzio industriale che debba essere, che è a servizio comunque delle imprese e del territorio, a dare un'immagine di discarica regionale di questo territorio che già fatica le imprese in questo periodo di grande crisi, le imprese turistiche, ma a cascata anche tutte le imprese che lavorano nel territorio, danno un'immagine non più legata alla vocazione turistica, alle nostre spiagge, alle nostre professionalità, legandole allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, rifiuti speciali, Rifiuti speciali. speciali. Comunque sempre di percolato si tratta. Io mi metto nei panni di un turista che in questi giorni digiti Olbia su un Sul qualsiasi solito Google. motore di ricerca e la veda affiancata a questo caso di percolato, di una discarica siciliana messa sotto sequestro, dove tutti i dirigenti, sindaci sono stati arrestati, se non inquisiti, insomma. Un brutto abbinamento, diciamo. Sì, esattamente, dà una bruttissima immagine di Olbia e della Sardegna tutta. Però all'inizio dice, cioè, abbiamo questo depuratore, abbiamo pagato 20 milioni di euro, che processa questo tipo di liquido, questo percolato, quindi se c'è, perché non farlo funzionare? È una delle sue considerazioni importanti, diciamo. Ma indubbiamente l'abbiamo pagato tanto, sono d'accordo, su questo sono d'accordo, ma mi sembra non conveniente Farli dare arrivare da questi, fuori. farli arrivare da fuori, perché non voglio entrare veramente nel merito dei dati tecnici, perché il depuratore può smaltire 40 tonnellate, 40.000 tonnellate di tale Percolato. rifiuto di percolato, già 10.000 le ha smaltite con i reflui del territorio Sì. comunale, quindi ci sono dei numeri che non ritornano, ma il problema è abbiamo bisogno per far funzionare un depuratore, portare il percolato dalle altre regioni,
e affossare le nostre aziende che lavorano di turismo, che già a fatica vanno avanti in questo periodo, per far funzionare il depuratore. Ma mi sembra veramente paradossale, anche perché il consorzio dovrebbe essere a servizio quantomeno degli insediati, visto che non... Proprio questo, tra l'altro, le volevo chiedere, perché ci troviamo in ogni caso alle prese con un conflitto di competenze piuttosto serio. Cioè c'è un consorzio, che è un ente privato di diritto pubblico, se non sbaglio, che dovrebbe erogare servizi alle imprese, che però in qualche modo va a confliggere con le scelte che sono quelle di un'amministrazione comunale eletta dal popolo, che ha delle, ovviamente delle politiche. Questo è un paradosso che si è ripetuto anche in altre occasioni. Non so se perché ci siano da una parte due Giovannelli e dall'altra Nizzi, quindi due nemici, però il problema c'è. Il problema c'è sempre stato, anche quando non c'erano Giovannelli e Nizzi, anche quando Nizzi era sindaco di Olbia, con l'allora presidente Francesco Sanciu, se non sbaglio. C'è sempre stato un conflitto di interessi di gestione del territorio. I due enti confliggono spesso. Confliggono spesso. Secondo me un consorzio dovrebbe funzionare proprio a servizio delle imprese, come indubbiamente per alcuni aspetti succede. Questo non posso negarlo, però ci sono alcuni argomenti come questo del percolato che non può passare inosservato. Sicuramente ci doveva essere un maggiore dialogo tra i due enti, tra il responsabile e il presidente, sì, un dialogo che non c'è stato è necessario, anche perché, ripeto, Olbia ha sempre detto no a questo tipo di attività. E stiamo cercando a fatica di dare un'immagine della città turistica, con tutti gli abbellimenti che si stanno portando a compimento nella città, con tutte le problematiche che ci sono legate. Ricordo anche che c'è anche un altro problema, perché se poi questa vicenda dovesse tramutarsi in una richiesta di danni, nel caso dovesse essere accolta, qualcuno dovrà pur pagare, e c'è anche la possibilità beffarda, direi, che a pagare sia la comunità, perché se il comune dovesse pagare, come al solito, da questo conflitto tra enti poi alla fine chi paga sono i soliti noti. C'è un altro conflitto sul quale la interrogo, tra il CIPNES e il comune, che è legato all'arrivo della nuova TARES. La nuova TARES che va in qualche modo a sovrapporsi con l'imposizione sulle manutenzioni di infrastrutture, eccetera, che il CIPNES, tramite una legge regionale, chiede ai consorziati, quindi alle imprese. Adesso c'è questa possibilità che le imprese di Olbia, che sono le più fortunate del mondo, paghino due volte per gli stessi servizi. E il CIPNES chiede a voi, comune, di travasargli, no? Un po' di soldi che arrivano dalle entrate per coprire quel costo. È una richiesta sulla quale lei si è espressa, mi pare. Sì, è una richiesta inaccettabile, proprio. Non ci sono altre definizioni. Come mi riferivo prima, ecco, le manutenzioni viarie del verde sono indubbiamente fatte dal CIPNES, fatte bene. Vediamo che ogni giorno sistemano le aiuole. Forse la più bella zona industriale d'Italia. Però c'è da dire questo, che questa maggiorazione, questi famosi 30 centesimi in più al metro quadro, che saranno pesanti, esatto, la TARES, che saranno pesanti per le già smunte casse delle imprese, queste non vanno all'interno delle casse comunali, vanno direttamente, la maggiorazione viene versata direttamente allo Stato. Gli esattori, insomma. Prendete soldi. Nel decreto legge 35 del 2013, adesso, se non sbaglio, all'articolo 10. Vabbè, non è importante. Ognuno se lo può travedere. Esatto, si parla proprio della maggiorazione viene data proprio in maniera esclusiva allo Stato. Quindi ancora è da definire, però credo che venga versato direttamente in un conto dello Stato che non passi neanche al Comune. Quindi la soluzione quale sarebbe? Che il CIPNES non chieda i soldi più alle imprese? Indubbiamente il CIPNES non può più chiedere soldi alle imprese, perché non si può pagare, è incostituzionale pagare due volte per lo stesso servizio. E il CIPNES dovrà sicuramente ha la possibilità di poter dialogare, forse adesso c'è un nuovo governo,
forse, quindi dialogare direttamente col governo centrale e farsi versare dal governo centrale la maggiorazione richiesta dalle imprese. Senta, le faccio una domanda di carattere generale, visto che lei ha la prima esperienza come consigliere comunale, si è avvicinata alla politica proprio nel momento peggiore che si potesse immaginare. Ritiene che si stia facendo tutto il possibile come amministrazione per tappare le falle in un momento di crisi così stringente, oppure c'è bisogno di un'accelerata? Devo dire che tutto quello che viene fatto non basta mai. Non basta mai perché mi ripeto, ci sono molte problematiche che ci trasciniamo da anni e in più questo periodo con i tagli dello Stato, i trasferimenti sempre più ridotti all'osso, le casse del comune sono vuote o poco più. È tutta colpa del patto di stabilità? Indubbiamente il patto di stabilità sta bloccando anche gli interventi che potrebbero essere fatti. D'altronde sappiamo bene che abbiamo più di 50 milioni messi da parte lì che possiamo solo vedere e non utilizzare, ma non utilizzare neanche per servizi primari come possono essere le scuole, le strade, la viabilità. Sono dei meccanismi che vanno sicuramente corretti. Anche perché se ci fosse un minimo sblocco del patto di stabilità, noi potremmo usare i soldi della comunità versati a questo comune per poter risolvere i problemi primari. E tanti ce ne sono. Uno ad esempio riguarda la giustizia, gliene parlo perché da poco in Consiglio Comunale avete deciso di mantenere in piedi il giudice di pace pagando di tasca. Questo, ricordiamo, è un servizio che dovrebbe essere assicurato dallo Stato, perché si tratta di giustizia, invece tagli e controtagli, alla fine ci devono pensare i comuni, cioè la collettività. Arzachena però si è tirata indietro, forse ha detto non abbiamo i soldi all'ultimo momento, e Olbia si accolla anche la quota di Arzachena. Ma la domanda è giusto operare? Cioè, si può continuare ancora a operare in questo modo, sostituendosi finanziariamente proprio allo Stato? No, si arriverà, non è possibile. Non è possibile che si continui a lo Stato a continuare a aumentare la pressione fiscale e a non permettere però ai comuni di poter spendere le risorse che il comune stesso ha. Abbiamo visto che da Olbia lo Stato sta fuggendo con il Tribunale, sta fuggendo con il giudice di pace. Dobbiamo dire che alla Maddalena, per esempio, il giudice di pace lì garantito viene pagato dallo Stato. Era inaccettabile per Olbia che perdesse anche il giudice di pace. Sicuramente la mia posizione è che il Tribunale, la mia posizione, la posizione della lista alla quale appartengo, la lista civica, è che venga fatto di tutto perché la sede centrale del Tribunale venga spostata ad Olbia. Mi dispiace per i miei amici tempiesi, ma è quello che penso. Una risposta ultra secca. Ha fiducia nel nuovo... insomma, nella nuova persona a cui il Capo dello Stato ha affidato il governo, Enrico Letta? Guardi, spero veramente, non è più momento, non c'è più tempo per giocare, assolutamente. I tempi della politica sono veramente troppo lenti rispetto alla realtà reale che tutti i giorni tocchiamo con mano. Quindi mi auguro vivamente che riescano, se non durerà per tutti gli anni della legislatura, ma che facciano le riforme, una nuova legge elettorale, indubbiamente, perché se si arriva a votazioni ci ritroviamo di punto a capo, e che diminuisca la pressione fiscale per le aziende, per riniziare un rilancio dell'economia. Grazie per aver partecipato all'analisi, Monica Fois, grazie mille. Noi domani non andremo in onda perché è 25 aprile, ci fermiamo in occasione di questa festività, vi proporremo comunque delle repliche durante le edizioni serali del telegiornale e ci risentiamo con la programmazione normale dell'analisi dopodomani. Buonasera. Buonasera.